Daniele Di Fabio, uno degli organizzatori di Fare l'Aquila. C'è tanta gente, c'è tanta voglia di fare questa città o di rifarle questa città? No, c'è voglia di fare e rifare questa città. È stata più di una fiera, come ha recitato il nostro slogan, per molti mesi. Una fiera fatta su misura per questa città, che ha voglia di coinvolgere tutta la città, quindi i cittadini, gli enti e le aziende di questa città e non solo. Voi state cercando, lo dicevamo poco fa con alcuni rappresentanti delle istituzioni, cercate il contatto, cercate il dialogo con le istituzioni e cercate di mettere in contatto imprenditori e istituzioni, che è forse quello che è mancato un po' in questi 3 anni post sisma. Sì, cerchiamo di creare un po' di chiarezza nel caos generale che c'è stato in questi 3 anni, rendendoci conto delle tutte le difficoltà che ci sono stati, però credo che il dialogo e la cooperazione sia l'unico strumento per partire davvero alla grande e riuscire a fare questa nostra città. Questo può essere anche un esempio per l'Emilia Romagna, l'Aquila può essere un esempio per tutta l'Italia da rifare? No, l'Aquila deve essere un esempio, purtroppo siamo stati uniti da questa grande tragedia, noi ci siamo passati prima di loro, quindi purtroppo abbiamo questa esperienza e sono sicuro che nel nostro piccolo anche noi avremo la possibilità e speriamo di potergli dare una mano a risolvere questa situazione per farli ripartire alla grande, perché tutta l'Italia ha bisogno di quella regione. Insieme ovviamente all'Aquila e all'Abruzzo. Assolutamente sì, l'Aquila sta già ripartendo, noi stiamo facendo di tutto per dare nel nostro piccolo una mano e sono sicuro che presto ripartirà alla grande. Gianfranco Giuliante, Fare l'Aquila, un momento molto molto importante, vuol dire che qualcosa si sta muovendo qui in questa città da ricostruire? Intanto c'è una coincidenza che credo vada sottolineata. Oggi c'è l'esordio di Fare l'Aquila e c'è l'insediamento del Consiglio Comunale. Le istituzioni che debbono in un modo o nell'altro essere il cuore e la ragione della ricostruzione all'Aquila oggi presentano alla città un programma, la propria classe dirigente. Contestualmente gli imprenditori del territorio creano un'occasione di dibattito sulla ricostruzione. Credo che l'inizio e lo start di partenza sia univoco, speriamo di arrivare nel più breve tempo possibile. Quindi questo è un messaggio chiarissimo da parte degli imprenditori alla politica, oppure è, come dice lei, un momento in cui si deve lavorare insieme? Da quale parte arriva il messaggio secondo lei? Ma io ritengo che comunque è necessario lavorare insieme, perché non può esistere, quando si sta discutendo della ricostruzione di una città, la visione di una parte. Bisogna mettere a sinergia tutto ciò che si ha a disposizione, bisogna creare le condizioni per cui ci sia un coordinamento necessario. Io vedo molti sindaci nella città allargata, che possiamo, come può essere definito il cratere, che si stanno muovendo con molta buona volontà, ma disarticolati l'uno dagli altri. È necessario creare una condizione di raccordo. C'è una possibilità che io ripresenterò insieme probabilmente alla provincia, che è il piano speciale territoriale, perché diventa un'occasione per creare un quadro d'insieme che razionalizzi le scelte e crei una condizione per ripartire nel più breve tempo possibile. Ultima domanda, questo Fare l'Aquila può essere un esempio anche per l'Emilia Romagna? Beh, Fare l'Aquila intanto è la dimostrazione che anche l'imprenditoria aquilana, l'organizzazione correlata alla ricostruzione, quando vuole si muove con intelligenza, crea occasioni importanti come queste di dibattiti su temi che sono all'ordine del giorno. C'è una presenza straniera, abbiamo inaugurato insieme ad Haiti, dove ci sono state condizioni di difficoltà importanti per la ricostruzione di quelle città. È un momento per cui il local global diventa sostanza, c'è l'internalizzazione delle imprese, c'è la città presente e ci sono le imprese aquilane. Fare l'Aquila, anche le istituzioni ovviamente sono qui in un momento particolare, perché il Consiglio Comunale sta eleggendo il Presidente proprio in queste ore. Però l'Aquila come istituzione c'è ed è molto significativo. Ma mi sembra un evento importante, no? Insomma, che gli operatori e la ricostruzione si incontrino tutti insieme a tutti i soggetti interessati, a coloro che vogliono conoscere le imprese, che vogliono discutere. Credo che sia un segnale di
come dire, di attenzione verso il nostro territorio e insomma speriamo che sia anche un volano per l'economia, cioè che questi eventi favoriscano in qualche modo una diffusione delle informazioni e una ripresa della ricostruzione della città. Adesso non si può più sbagliare, quindi questo è il concetto. Adesso L'Aquila ha davvero bisogno di mettere da parte polemica e di mettere da parte divisione e quant'altro, perché c'è da fare. Gli imprenditori probabilmente questo messaggio stanno lanciando alle istituzioni. Ma sicuramente sì, è chiaro che insomma tutti quanti aspettiamo questa accelerazione della ricostruzione e, insomma le difficoltà del tessuto economico le conosciamo tutti, speriamo insomma, che anche questo risultato elettorale, questa vittoria convinta di Cialente, netta, sia un, come dire, un segnale che favorisca una ripresa dell'economia del territorio. Fabio Aureli, L'Aquila Calcio è qui a fare L'Aquila. Perché? Perché c'è un messaggio molto molto serio, cioè L'Aquila va rifatta in ogni sua forma, a partire dal sociale, dallo sport, alle costruzioni, tutto insieme. Ma noi ne siamo convinti, ne abbiamo sempre detto, questo è un evento che va al di là del concetto di fiera, a noi è piaciuto subito, futuro, ambiente, ricostruzione, economia, il calcio e lo sport si inseriscono perfettamente in questi quattro filoni, siamo convinti che lo sport possa essere volano di coesione sociale e ricostruzione, non è demagogia ma è quello che anche con i fatti stiamo cercando di dimostrare in questi anni dopo il terremoto, e abbiamo anche tanta voglia di riscattare questo finale di stagione che purtroppo non è stato dal punto di vista dei risultati avvincente come era stata la prima parte della stagione. Quindi L'Aquila Calcio è in campo, è ancora in campo nonostante le difficoltà e vuole restare in questa situazione per cambiarla, cioè non sta scappando L'Aquila Calcio dalla ricostruzione, da tutto ciò che ruota intorno alla ricostruzione. L'Aquila Calcio c'è, questo è il messaggio che arriva da parte vostra. Ma L'Aquila Calcio non è mai scappata, né il presidente Gizzi né nessuno, scappare semmai sono stati altri. Noi ci siamo, vogliamo esserci con umiltà, con forza, coinvolgendo anche altre persone, altre istituzioni. Sapete benissimo che anche la compagine sociale in questi giorni è al centro di importanti trattative per rafforzare il sodalizio, perché con la coesione, guardando anche al di là con progettualità nuove, non solo lo stadio senza barriere ma anche il supporter trust con il quale la Lega Pro e Sport Direct danno all'Aquila Calcio uno spazio incredibile da un punto di vista europeo, la Lega ci punta e noi ne siamo orgogliosi, e questo a testimonianza anche del rapporto che abbiamo con le istituzioni sportive e del rispetto che raccogliamo anche al di fuori del nostro territorio. Partirà una nuova stagione nel vero senso della parola, cercheremo di essere ancora di più tra la gente, con la gente, per catalizzare sempre di più interessi economici, mediatici e soprattutto quei valori e le emozioni che il calcio da 85 anni di storia qui all'Aquila ha saputo dare. Una sorta di anno zero quindi? Ma no, non direi anno zero, ma perché non bisogna certo buttare all'aria il tanto ben fatto in questi anni. Io sono arrivato all'Aquila Calcio nel 2008, il presidente Gizzi c'era già l'anno prima, ha iniziato già il suo lavoro insieme ad altre persone, al Peppe Taffo, Cercoli di Nicola, tutti i collaboratori del presidente e i soci e sostenitori del presidente che lo hanno supportato in questa avventura, e credo che sia stato fatto molto. Ripartire dall'eccellenza, si è tornati nei professionisti, playoff l'anno scorso, playoff mancati quest'anno, ma il calcio ci può stare. La delusione è il primo stimolo per ripartire da un punto sportivo. Da un punto di vista sociale continueremo anche col settore giovanile e vogliamo anche riportare una vera scuola calcio dell'Aquila Calcio in città, quindi ripartendo dalle fasce più piccole, che è una gioia vederli giocare. Sicuramente questo sono una serie di come dire, di ambizioni, di obiettivi assolutamente perseguibili, anche perché di qui a breve si conoscerà anche la nuova compagine sociale, che vi assicuro che l'entusiasmo che alcuni imprenditori stanno portando stanno davvero rivitalizzando e rivitalizzeranno l'ambiente. La Banca dell'Aquila è qui a fare L'Aquila, una nuova realtà, c'è tanta voglia di fare, emerge da questo stand, da questa situazione. Matteo Gizzi, cosa ha da dire a chi ci ascolta?
Allora, la costituenda Banca dell'Aquila è qui in virtù del fatto che stiamo promuovendo questa iniziativa tutta aquilana, una fiera aquilana non potevamo di certo disattenderla. La nostra presenza vuol dire principalmente promuovere questa iniziativa perché essendo una cooperativa abbiamo bisogno della partecipazione sociale delle persone e quindi un evento sociale come questo, anche di rilievo visto il collegamento con la ricostruzione e con la filiera dell'edilizia, non potevamo di certo mancare. Ecco, che cosa manca a questa città per ripartire davvero dal vostro punto di vista? Voi perché avete scelto di fare una cosa del genere in questa città da ricostruire? Sostanzialmente la prima cosa che manca secondo noi non è la Banca dell'Aquila, la Banca dell'Aquila è solo una delle tante cose di cui questa città ha necessità, però l'Aquila e gli aquilani non si sono mai riusciti a mettere insieme, è una città che ha sempre litigato, è una città che diciamo dove la diffidenza la fa da padrone, noi cerchiamo anche tramite questa iniziativa di mettere assieme le persone, poi di riflesso si mettono assieme anche il denaro per poterlo far lavorare per la comunità, dopodiché la vera sfida sarà mettere insieme le persone per un'unica strada, un unico progetto, questo è quello che abbiamo in mente. Gianmarco Berardo, fare l'Aquila, lo dicevamo prima con Matteo Gizzi, vuole essere qui in questo spazio enorme di fare l'Aquila perché c'è bisogno davvero di fare moltissimo per questa città, è una sorta di anno zero questo, possiamo definirlo così per la città? Sarebbe un anno zero, sì, potrebbe essere nella sfortuna del terremoto, potrebbe essere una buona occasione per ripartire da zero e far rinascere questa città nel modo giusto. Si spera di poter anche da parte nostra dare un contributo all'economia aquilana che in questo momento, come anche nel resto della nazione, soffre. Con questa iniziativa vogliamo tornare a dare importanza ai soldi e ai risparmi degli aquilani, cioè utilizzare i risparmi degli aquilani per generare una filiera ed una ricchezza all'interno del territorio aquilano, evitando che succeda quello che è successo negli ultimi tempi, cioè che le banche non locali arrivavano all'Aquila, raccoglievano i risparmi degli aquilani e li investivano all'estero, cioè al di fuori della nostra provincia, per creare ricchezza al di fuori della nostra provincia. Quindi questo è un messaggio molto chiaro anche alle istituzioni, cioè voi volete fare questo in realtà, volete garantire agli aquilani una giusta considerazione? Certo, la nostra mission diciamo, è quella di raccogliere sull'Aquila ed investire sull'Aquila, creare ricchezza sul territorio aquilano.